prenderà il via il 22 settembre la nuova stagione di spettacoli del Teatro Verdi di Pordenone, la settima organizzata dall'Associazione Teatro Pordenone con il sostegno di Comune, Provincia, Regione, Banca Popolare Friuladria e Camera di Commercio. Il direttore artistico della sezione prosa Emanuela Furlan e il direttore artistico della sezione musica e danza Franco Calabretto hanno illustrato il calendario della stagione teatrale 2011-2012, presentato ufficialmente quest'oggi alla presenza del nuovo presidente dell'Associazione Teatro Verdi, Giovanni Lessio. L'associazione si propone di essere veramente un'associazione aperta, un'associazione che vuole condividere con il territorio, con tutti gli operatori culturali del teatro e non, gli indirizzi di crescita culturale della nostra provincia, e penso anche che questo possa portare un'attenzione rinnovata da parte dei privati, che sono senz'altro più interessati a cogliere gli elementi di progettualità e di novità che noi come consiglio di amministrazione del teatro, che io in questo momento rappresento, abbiamo intenzione appunto di portare alla loro attenzione. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, ha evidenziato la qualità e il valore culturale che il calendario offre. Anche per questa stagione, inizio 2011, ma in realtà 2012, targata, presenta un cartellone sia per la parte prosa che per la parte musicale di grandissima qualità e di assoluta eccellenza. Quindi confermiamo che il ruolo del Teatro Verdi di essere il riferimento culturale della provincia alla fine passa attraverso la qualità di quello che viene erogato. Un cartellone che richiamerà qui persone non solo secondo me della provincia di Pordenone ma anche fuori provincia a provare che le attività culturali sono molto spesso la fonte di questo turismo di breve durata soft che alla fine è anche un beneficio economico per la città.